të dikur që nga punimet e sotme. Kjo në momenti që futet në ujë me një herë, në lidhet dhe shtë bënë për kohë. Shiko, në fakt të të mija që janë 100% punëdorë. Unë jam artizani që në shëpunon si krujës, që edhe sa përën shtu. Nuk të punëdorë me e ujë. Nga për të dikur që, asë më lidhe, asë kuren. Ajo nuk më lidhe. Ok, bye bye, and see you again in your workshop, Kruja. Ok? Bye, thank you. Proprio perché si chiama Kruja, perché deriva da dai croi. I croi sono delle fontane e ruscelli che scendono dalle montagne. Insomma, era qua, abbiamo la montagna in alto alla mia sinistra e quindi è soggetto proprio a tutti questi croi, che viene chiamato in albanese, ma noi li chiamiamo ruscelli, o fonti d'acqua dalle montagne. Quindi siamo a Kruja, nel vecchio bazar di Kruja. Oggi sta piovigginando un po' e qui hanno pensato bene già dall'antichità di creare con queste tettoie che proteggono anche a me oggi dalla pioggia. Quindi è un vecchio bazar a servizio dei cittadini, dei turisti, e qui vedrete anche tanti turisti che visitano Kruja come tutti i giorni, specialmente nel periodo estivo. Insomma, è molto interessante, caratteristico specialmente le lavorazioni a mano dei tappeti, dei cilindri, delle sculture sul legno oppure sulla pietra e quant'altro. Quindi questa lavorazione lo potete toccare col mano, potete vederlo, perché no, anche incentivare questi artigiani che lavorano in questo settore del turismo, dell'artigianato albanese molto originale. Adesso vi faremo vedere anche queste, diciamo, particolarità sulla lavorazione a mano dei certi prodotti albanesi. Buy it here now? Yeah. Really? Yeah. You are happy. Very happy. But not me. Yeah, it's fine. Yeah. You have to use this one in your home or around your country? Anywhere. Anywhere. Yeah, okay. Yes, for sure. It's much better than my shoes. Yeah. Okay, have a nice day. Bye bye. Thank you. Buongiorno! E qui entro in un laboratorio speciale. Ci sono dei rumori perché la gente lavora, ma è molto caratteristico e originale nella produzione dei capelli albanesi che si chiamano celesce. Celesce si usano dal nord al sud dell'Albania, hanno forme diverse a seconda delle zone e le tradizioni, ma anche alle temperature calde e fredde, perché queste sono celesce fatte in lana. Ma in questo laboratorio dove lavorano questi signori lo fanno ancora nella maniera tradizionale ed originale. Originale perché utilizzano sia dalla raccolta
taglio della lana, lana delle pecore, lavaggio, stiratura, pettinatura, lavorazione poi finale per realizzare dei prodotti che noi vediamo anche qui, che sono veramente meravigliosi. Adesso voi non potete toccare con mano, ma sentiamo proprio l'originalità della lana. Ovviamente ha una densità che poi chiederemo ai specialisti, come, che densità ha, quanto pesano e come vengono lavorate. Qui siamo in un negozio, anche laboratorio, di una famiglia che mantengono ancora questa tradizione nella produzione delle celesse. È difficile questo lavoro o ci vuole tanta tecnica? Due, l'ovie, anche la stanchezza. Bel lavoro! Come si chiama questo processo di adesso, questa lavorazione di adesso? Questo è il secondo processo e si chiama in albanese selitie. Selitie. Quindi da questo spazio, noi prima di salutarvi, vi invitiamo, per chi visita Pruvia, di visitare anche questo laboratorio originale per captare, per assorbire un po' di tradizioni vere nella produzione di celesse. Ovviamente ci sono anche dimostrazioni per i turisti, per gli stranieri, ma anche per chi visita Pruvia da questi gentilissimi signori, dove fanno vedere anche loro come viene lavorato e cosa ci vuole per realizzare un celesse di questa forma, in quanto visibilmente sembra molto semplice, ma c'è del lavoro, della fatica e anche del materiale originale di lana. E con questo buon caffè dal castello di Cluj vi saluto e vi aspettiamo in Albania. Anche al castello di Cluj il caffè è buono.